periodo piuttosto che Belen sono gli altri componenti della sua famiglia ad attirare attacchi e polemiche. Come nel caso di Cecilia Rodriguez, finita nel mirino delle critiche di Maurizio Costanzo. La voce autorevole del conduttore e giornalista si è fatta sentire contro l'Argentina sulle pagine del settimanale Nuovo, dove il marito di Maria De Filippi da anni cura una rubrica su TV e costume rispondendo alle domande dei lettori. Recentemente il clan dei Rodriguez ha scatenato un vespaio di polemiche per via della controversa esperienza. L'isola dei famosi di Jeremias, che ha potuto godere dell'appoggio di Cecilia, la quale intervenendo in studio per sostenere suo fratello e suo padre ha commesso un brutto scivolone. L'Argentina qualche settimana fa è finita nella bufera sui social per aver spifferato qualcosa di troppo a proposito della passata edizione del reality, quando era volata in Honduras per fare una sorpresa ad Ignazio Moser. Ma prima si è sfidata con Arianna Cerrincione e su questo episodio ha sostenuto che la prova del girarrosto era organizzata, visto che la sua avversaria è caduta dopo pochi secondi. Le sue parole un po' troppo impertinenti sono state motivo non solo di polemiche sul web, visto che ad esse hanno fatto seguito le sonore critiche di Maurizio Costanzo, che ha puntato il dito contro la sorella di Belen. Nel corso del suo intervento sulle pagine di Nuovo, il giornalista ha rivendicato l'autenticità e la sincerità del reality condotto da Ilary Blasi, per poi ammettere la possibilità da parte degli autori di esercitare la loro influenza, per rendere le dinamiche più interessanti ed attrattive. Subito dopo però Costanzo ha rivolto una dura sferzata nei confronti di Cecilia, ammonendola senza troppi giri pindarici. Ciò non significa che il reality sia falsato o che i concorrenti siano alla fine degli attori. Questa è una visione complottista del tutto falsa. Secondo me, ha fatto bene Ilary Blasi a lasciar correre la frase della Rodriguez, che avrebbe fatto meglio a evitare affermazioni pericolose come quelle che ha detto. Questa è la risposta del noto conduttore TV ad una domanda spinosa di una lettrice, fan dell'Isola dei Famosi.